sovranità, la rivolta al cittadino contro il partito unico del privilegio e del conformismo. Innanzitutto grazie al Teatro Salomberto per l'ospitalità di questo evento. E discuteremo con tre illustri ospiti, il giurista Stefano Rodotà, l'onorevole cittadino, così va, deputato Alessandro Di Battista, e il filosofo e direttore di Micromega Flores Darcais. Tra l'altro chiedo da subito ai tre relatori, abbiamo i tempi molto serrati, quindi di stare nel primo giro di intervento di esattamente 18 minuti, perché purtroppo dobbiamo lasciare alle 19.15, dobbiamo chiudere il dibattito, 19.30 dobbiamo lasciare invece tassativamente il teatro. Nella presentazione del dibattito di oggi proveremo anche a parlare e a presentare il numero di Micromega adesso in edicole librerie, nel totem che parla di Europa in debito di sinistra. Io provo a dare proprio in là al dibattito, prima di passare subito il microfono al direttore di Micromega, Flores Darcais, parlando proprio del numero di Micromega sull'Europa. Insomma, parte dalla vicenda greca, la vicenda greca che è una vicenda europea, la trattativa tra Tsipras e Eurogruppo, che ha svelato in realtà il volto criminale fino in fondo dell'Unione Europea. Qualsiasi paese che voglia disobbedire ai diktat dell'austerity, quindi a tagli, privatizzazioni, compressioni salariali, viene stritolato. Punire la Grecia per educare un po' tutti gli altri paesi, nel senso che non c'è via d'uscita al paradigma dell'austerity. Allora ecco che viviamo nella fase delle diseguaglianze sociali in Europa, dove aumenta la forbice tra i redditi alti e i redditi medio-bassi, perché la crisi appunto non ha colpito tutti in maniera generalizzata, ma chi era ricco è ancora più ricco, e poi viviamo nella fase della corruzione dell'establishment, dove da questo punto di vista la corruzione è totalmente endemica al sistema della governance. Allora passo la palla al direttore Flores Darcais, domandandogli proprio come opporsi all'establishment e al partito unico del privilegio, e soprattutto come recuperare questa sovranità popolare dove il potere è nelle mani, diciamo, dei soliti noti e di una cricca di potere corrotta. Grazie. Quando sono 16 minuti, dimmi che ne ho ancora due, così. In questi giorni, che sono ovviamente dominati dalla discussione e anche dalla paura dopo le stragi di Parigi, si sente costantemente risuonare il termine la nostra civiltà, nostra, la nostra identità, i nostri valori. Ma con questo nostro, nostri, cosa intendiamo? Chi è il soggetto di questa civiltà che in effetti è stata aggredita, non purtroppo solo oggi con l'ultima strage di Parigi? La sfida contro la modernità del disincanto è stata lanciata quasi un anno fa, il 7 gennaio, con la strage della redazione di Charlie Hebdo, e purtroppo i governi ben poco hanno fatto per prepararsi a una guerra che era stata dichiarata allora. E questo chi della civiltà che viene messa in discussione è ovviamente la democrazia moderna nata dall'illuminismo. E allora è su questa base che dobbiamo definire i criteri, i principi, i valori di questa nostra identità. La prima compiuta carta di questi valori, come tutti sanno, è la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, stesa da Thomas Jefferson, che poi sarà il terzo presidente degli Stati Uniti, il cui duplice mandato avrà un'importanza fondamentale, tanto che io credo si possa dire che se il padre militare della rivoluzione americana è Washington, il padre politico è proprio Jefferson. E in questa dichiarazione di indipendenza noi leggiamo che
esistono diritti inalienabili, tra i quali la vita, la libertà e il perseguimento della felicità, e che per realizzare questi diritti sono istituiti dei governi, e che tali governi e le istituzioni devono essere organizzate in tale forma che renda al massimo probabile, in effetti, la sicurezza e la felicità di cui si è parlato prima. Allora, questo è l'imprinting, questo è il DNA dei nostri valori, della nostra identità, della nostra civiltà. Vita, libertà e perseguimento della felicità nel quadro di una sovranità eguale, in cui tutti, ciascuno di noi, è sovrano esattamente allo stesso titolo di tutti gli altri, quindi concorre con la stessa forza, con lo stesso granello di potere alle decisioni collettive. Oggi tutti cantano la Marsigliese. Quanto c'è di retorica, però, e quanto c'è di effettiva coerenza rispetto al fatto che proprio dopo la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti sono i tre valori della rivoluzione francese, liberté, égalité, fraternité, che costituiscono la nostra identità comune. Guardate che non è un caso che questi tre valori vengano messi uno dopo l'altro in questo modo, perché è un ordine crescente e inglobante, nel senso che il successivo interpreta il precedente, realizza il precedente, che quindi non può smentire il successivo. Cioè, la libertà non può essere una libertà che impedisce l'eguaglianza. La libertà della rivoluzione francese è una libertà che apre la strada, che è strumento per l'eguaglianza. E proprio la libertà quindi non può mai essere a danno dell'eguaglianza. E la fratellanza, che è esattamente il noi di questa identità collettiva di cui tanto parliamo, deve perciò essere proprio l'identità di uno stare insieme libertario egualitario. Ora, questa eguaglianza, che è al cuore della identità occidentale nel senso originario del termine, l'unico per cui vale battersi per la nostra civiltà, non può, come tanti ritengono, essere solo un'eguaglianza giuridico-politico procedurale. Deve essere anche un'eguaglianza sostanziale, vedremo poi in che termini, addirittura per poter essere almeno procedurale, cioè per poter prendere sul serio quell'elemento minimo della democrazia procedurale con cui nasce la rivoluzione francese: una testa, un voto, anziché i voti per ordine. Ora, che sovranità eguale c'è fra noi se in una campagna elettorale per scegliere l'uomo più potente del mondo, almeno che lo era fino a un po' di tempo fa, può partecipare un signore come Trump con le sue smisurate ricchezze? Che sovranità eguale c'è? Che sovranità eguale c'è se i media sono infeudati alla ricchezza, al sistema finanziario? Perché guardate, quando anche coloro che dicono
Sì, ma l'eguaglianza dei cittadini è l'eguaglianza del cittadino astratto. Marx riteneva che il cittadino, proprio in quanto astratto, fosse il sintomo che la democrazia non era una vera democrazia, ma era una copertura per la società del profitto. Ma in realtà, se prendiamo invece sul serio l'idea del cittadino astratto, proprio perché noi cittadini astratti nella sfera politica siamo ugualmente sovrani, tale sfera, la sfera della cittadinanza, deve essere una sfera in cui il denaro non deve contare assolutamente. Le relazioni privilegiate, familistiche, di altri poteri non devono contare assolutamente, né direttamente né indirettamente. Tanto più è necessaria una eguaglianza anche sostanziale, che significa culturale e sociale, visto che il perseguimento della felicità, il perseguimento eguale della felicità, è stato messo sullo stesso piano del diritto alla vita e alla libertà. Ecco perché una democrazia che non inglobi in sé un sistema di welfare assolutamente spinto, sempre più spinto, che consenta tempo e agio a ciascuno, cioè mancanza di affanno rispetto a godere di un benessere medio, per poter conoscere, valutare, argomentare insieme agli altri cittadini e infine decidere, è una democrazia che già rinnega il suo presupposto più elementare. E se si considera il principio dell'eguale perseguimento della felicità come una sorta di battuta messa lì non si sa perché, si compie un errore colossale. L'eguale perseguimento della felicità è al cuore del progetto moderno della democrazia. Ed è vero che ciascuno poi intende la propria felicità in modo diverso, ma è certo che possiamo tutti identificare cosa implica una negazione di questo eguale perseguimento della felicità. Le crescenti diseguaglianze certamente sono la negazione dell'eguale diritto al perseguimento della felicità. Ma anche sul piano strettamente giuridico-procedurale della sovranità, e io qui intendo proprio la sovranità delegata, la sovranità parlamentare più classica, questa sovranità è incompatibile con il monopolio della politica, della sfera politica, da parte dei politici di professione. Il monopolio dei politici di professione impedisce una vera rappresentanza. Non sono più gli interessi e i valori dei cittadini a essere rappresentati dal politico, ma se il politico fa politica come professione, la sua bussola non sarà rappresentare interessi altrui, sarà mantenere quell'interesse proprio che è il raggiungere i massimi vantaggi nella sua professione. E noi avremo la trasformazione della rappresentanza in partitocrazia. Micromega è nato 30 anni fa esattamente con questa tesi, con questi imprinting, con questa critica radicale della politica monopolio dei politici di professione, dei politici di mestiere. All'epoca, quando io scrissi il primo testo, appunto 30 anni fa, ora l'anno prossimo saranno 30 anni di Micromega e quindi ripubblicheremo una serie di testi, e tra cui appunto questo che si intitolava Il disincanto tradito, non parlavo di casta, parlavo di gilda. I politici di professione costituiscono una gilda medievale, capite che era esattamente la stessa cosa. E la politica diventa una gilda autoreferenziale,
E quindi i politici di professione, anche divisi in partiti in apparenza molto ostili fra di loro, in realtà si assomigliano sempre di più. A questa politica come professione noi contrapponevamo 30 anni fa e abbiamo continuato a contrapporre in tutti questi 30 anni l'idea della politica come bricolage. Ed è lo scontro fra queste due idee di attività politica, il cittadino bricolaire della politica e il mestierante della politica che ne fa la sua ragione sociale di vita e quindi cura gli interessi della sua professione, non quella degli elettori, è il vero scontro che dal 92, quando entra definitivamente in crisi la prima Repubblica, dà luogo a una crisi insanabile, perché la partitocrazia che si era già affermata, la partitocrazia comincia ad affermarsi quando comincia a tramontare la prima generazione, quella dei costituenti, quella che è stata selezionata alla politica non attraverso i maneggi di apparato, ma attraverso quella selezione sul campo che è stata la lotta contro il fascismo, la selezione data dall'esilio, dalla lotta armata sulle montagne e nelle città, dalla clandestinità, dal rischio della prigione, della tortura, della morte. E quando quella generazione selezionata, quindi da quelle prove e quindi con una coerenza di valori che ha dato luogo a quella Costituzione straordinaria che oggi i partitocrati vorrebbero affossare, e comincia a tramontare, viene sostituita via via dalla partitocrazia e da un intreccio sempre più stretto, affaristico, mediatico, politico, in Italia oltretutto a sfondo mafioso. Un intreccio dove partitocrazia e illegalità diventano quasi sinonimi. Contro tutto ciò, in questo paese, da oltre un quarto di secolo, la società civile ha dato prova di una capacità di mobilitazione assolutamente straordinaria e continuativa, che non ha paragoni in altri paesi d'Occidente. Cominciando dal movimento d'opinione ai tempi di Mani Pulite, quando la quasi totalità della popolazione sosteneva quei magistrati, ai tanti movimenti a cui Micromega ha sempre partecipato e in qualche caso ha anche lanciato, il Palavobis, che rimane una data storica nella contestazione, nella resistenza al regime, nacque come presentazione di un numero di Micromega. Poi ci sono stati i Girotondi, il Popolo Viola, tanti altri. Nella società, quindi, i movimenti di massa che hanno preso sul serio l'idea della sovranità eguale e della politica come bricolage da parte dei cittadini ci sono sempre stati. Quello che è mancato è fin qui la rappresentanza di questa idea di fare politica, di rappresentanza adeguata che facesse una politica coerente con possibilità di diventare maggioranza appunto su questi tre temi: politica come bricolage, quindi una riforma istituzionale in questa direzione, l'opposto di quello che si va profilando, il giustizialismo e il welfare per le uguaglianze. Questa forza è più che mai necessaria. C'è questa forza, secondo me, non ancora, anche se parzialmente, perché qui anticipo quello che svolgerò meglio nel secondo giro. Oggi c'è una sola forza che in modo parziale
è anche contraddittorio, ma assomiglia alla possibile rappresentanza di queste istanze del Movimento 5 Stelle, che proprio per questo motivo io ritengo da un po' di tempo l'unico movimento votabile alle elezioni. Dopo che tutti i possibili movimenti di sinistra che avrebbero avuto grande spazio negli ultimi anni, per motivi che spiego in questo numero di Micromega, che non spiegherò ora qui, su cui non tornerò, hanno fallito per errori loro, non perché mancassero i spazi. E tuttavia, ecco, io credo proprio perché oggi questa istanza della politica come bricolage ha un solo possibile elettore elettorale, il Movimento 5 Stelle, tanto più essenziale diventa un dibattito franco fra di noi sui limiti e le contraddizioni di questo movimento, su cosa gli manca, sugli altri due punti che sono appunto il giustizialismo, cioè la giustizia uguale per tutti, e il welfare per l'eguaglianza, quali sono le sue contraddizioni, perché se è l'unico veicolo, un suo fallimento sarebbe veramente la catastrofe definitiva per questo paese che pure, ripeto, a livello di società civile, da quasi 30 anni manifesta una capacità di lotta, una passione civile e una volontà di radicale cambiamento che non hanno eguali in Europa. Dottore Prestarchiasi, per l'intervento adesso passerei la parola al Stefano Rita. Condivide l'impostazione di Prestarchiasi, la critica così radicale nei confronti della partitocrazia, nei confronti della casta, e se il Movimento 5 Stelle veramente è l'unico partito votabile in questo momento? Chiedo anch'io di essere avvertito non uno ma due minuti prima, perché ho la conclusione lenta e quindi allungo molto il discorso. Io arrivo ovviamente a queste due domande, però voglio partire da alcuni dati di realtà, entrando, che dobbiamo intenderci poi che cosa intendiamo per sovranità popolare, quali sono le modalità della rappresentanza, come si articola un sistema democratico in un momento come questo. Entrando qui, le domande che mi sono state rivolte riguardavano ovviamente la lotta al terrorismo. Non voglio entrare in questa discussione è anche confusa, non solo complicata, ma voglio dire due cose. Oggi, meglio ieri, il governo francese ha mandato al segretariato generale del Consiglio d'Europa, ha notificato la sua intenzione di sospendere le garanzie previste dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo del 1950. Questo è previsto ovviamente in un articolo di questa Convenzione, e tuttavia ci dice che noi siamo a un punto, non voglio dire di rottura, perché non voglio enfatizzare in una situazione in cui l'enfasi è già eccessiva, ma siamo certamente in un punto in cui siamo di fronte a sospensione di garanzie costituzionali. Interi stati decidono di sospendere le garanzie costituzionali. Giusto, sbagliato, discutiamo. Questo è un dato di realtà. Quando si dice, secondo passaggio, quindi non possiamo essere distratti o tutto sommato ritenere che questa sia una specie di valanga che non può essere arrestata. Seconda considerazione, tutti si affannano a ripetere dobbiamo proseguire la vita così come l'abbiamo avuta. Andare a sederci fuori da un caffè, anche se arrivando da Saint-Denis alcune persone nell'11° arrondissement di Parigi sono state ammazzate.
Guardate che però la vita normale in un paese democratico è anche il rispetto delle libertà. Non, la libertà di sedersi al caffè è una libertà che va di pari passo con la libertà di circolare, di esprimere le proprie opinioni e non soltanto di raccontare barzellette, perché questo significa espropriarci del punto di partenza della sovranità, cioè della possibilità di discutere apertamente, pubblicamente, senza che ci siano censure o altro. Questa è la normalità che non deve essere sconfitta dall'aggressione terrorista, è anche la normalità della democrazia, non solo per carità, ad andare a teatro, ad andare al caffè e via dicendo. Questo è il secondo punto. L'altra questione la prendo in prestito dal titolo di un saggio che poi dà il titolo anche a un numero di Micromega, un saggio di Paolo, e cioè indebito di sinistra, perché c'è un grande debito. Non è la mitizzazione di qualcosa che è avvenuto, perché la progressiva affermazione di libertà e diritti sul continente europeo, e lo spiego subito perché dico questo, è stato fortemente legato alla quella che noi abbiamo poi continuato a chiamare la sinistra. Le costituzioni dell'Ottocento sono molto diverse dalle costituzioni che si inaugurano dopo la prima guerra mondiale, perché la Costituzione, quella che viene chiamata la prima lunga Costituzione, perché incorpora i diritti sociali, è la Costituzione di Weimar, e non ci sarebbe stata la Costituzione di Weimar senza l'azione della seconda metà dell'Ottocento soprattutto, che ha portato ai partiti di massa e ai sindacati. Negli Stati Uniti c'è un'altra evoluzione, ma non perché gli Stati Uniti siano più disattenti ai problemi dei diritti, ma perché lì non c'è stato il movimento operaio. Questo è un dato storico, non lo possiamo cancellare. Quelle costituzioni, quelle che hanno avuto il loro modello sfortunato politicamente, culturalmente straordinario del primo dopoguerra, hanno incorporato nelle costituzioni i diritti sociali e in questo modo hanno arricchito la democrazia. La questione allora oggi aperta è, io prendo a prestito il titolo di un libro di Nello Preterossi, Ciò che resta della democrazia. È aperta una discussione oggi sulla democrazia, dalla quale, per esempio, uno studioso, anche un polemista molto vivace come Raffaele Simone, dice ne usciamo solo con il sorteggio dei rappresentanti. Questa non è un'idea nuova, un'idea vecchia, e che però io credo che non sia il meglio che ci si possa proporre. Le dimissioni della politica in questo modo, per curare i mali della politica, non mi sembra che rappresentino la strada giusta. Allora, fatte queste due sommarie premesse, vediamo un po' come si riacchiappa il tema della sovranità. Voi sapete che il tema della sovranità è definito nell'articolo 1 della Costituzione, dove si dice che la sovranità appartiene al popolo che l'esercita in modo e nelle forme definite dalla stessa Costituzione. Quindi lì c'è un incardinamento forte della sovranità popolare, nello stesso tempo c'è un bisogno in qualche modo di regole, ma di regole costituzionali, attenzione, perché le regole costituzionali sono quelle che salvaguardano la libertà. Questo è un punto, è un passaggio che noi non dobbiamo mai dimenticare. Io semplifico molto, ma il tempo è quello che è. E quando la sovranità popolare viene in qualche modo sequestrata attraverso quella che è stata chiamata nell'Ottocento la democrazia plebiscitaria, quella che è stata identificata in un libro che ha avuto grande fortuna, l'ha ridotta al rapporto tra il capo e la folla. Non sono cose di oggi, sto citando tutte cose che ci vengono dalla fine dell'Ottocento, quando una serie di questioni erano già di fronte alle opinioni pubbliche. Quando accade tutto questo, evidentemente la sovranità non solo soffre, ma in qualche modo viene espropriata.
quando si dice democrazia plebiscitaria, quando qualcuno ha usato anche l'espressione democrazia totalitaria, quando la democrazia ha bisogno di essere aggettivata, vuol dire che la democrazia è in difficoltà e dobbiamo tornare lì. Oggi c'è una discussione aperta sulla democrazia, ci sono libri che sono usciti in Italia, c'è una persona in Francia che si chiama Piero Sanvallon che discute con grande impegno, ha usato un'espressione contro la democrazia che qualcuno che non ha letto i suoi libri l'ha presa come una critica alla democrazia, mentre nient'altro che la concreta constatazione del fatto che la democrazia è sotto stress, è sotto attacco, che siamo di fronte nel suo ultimo libro, uscito da pochissimo, si parla di presidenzializzazione della democrazia. Ma mentre in Italia abbiamo avuto negli ultimi anni, ma sono ultimi anni che cominciano con Bettino Craxi, io sono molto sono convinto che sì, c'è un retaggio berlusconiano in Renzi, ma c'è più un retaggio craxiano, ma questo è altro modo per discutere. Quando oggi si fa ricorso al decreto legge e ai voti di fiducia, io ricordo che in quegli anni, semplificando molto, si diceva 1, 10, 100 decreti legge, 1, 10, 100 voti di fiducia. Già allora il Parlamento ha cominciato a essere messo sotto scacco. Secondo me non ha reagito tempestivamente, ma questa è un'altra vicenda. Quello che si dice di fronte a alcuni elementi che ci parlano di una trasformazione della democrazia è quella di non la tesi italiana, al posto della democrazia la decisione. Questo semplifico assai, questo è un modo per secondare una deriva che ha determinato il passaggio della decisione all'economia, la gestione delle decisioni economiche alla burocrazia e l'espropriazione della politica, la battuta di dire che l'economia decide, le burocrazie attuano e i politici vanno in televisione, è una cattiveria, ma è anche una rappresentazione di una realtà. In tutto questo, il problema di recuperare non solo i vecchi spazi della democrazia, io non faccio operazioni nostalgiche, ma di vedere tutto ciò che recupera non il vecchio equilibrio tra i poteri, ma i nuovi equilibri tra i poteri, è un passaggio fondamentale. Ed essendo un scusa, io sono, questo dimostro la mia vecchiaia, io sono abituato ad avere un tavolo davanti con le mie cartuscelle e vederle in ordine, e quando mi capita molto più moderno di me, evidentemente, perché non ha bisogno di avere il suo tavolo. Ma allora, questo è un problema fondamentale. I riequilibri sono attraverso la capacità di dare voce ai cittadini nelle maniere più diverse. Dico le maniere più diverse perché qui non è che mi metto a fare una specie di sintesi di tutte le possibilità. Le possibilità sono tante. Le possibilità passano attraverso la ricognizione del fatto che la rete è ormai un fatto dal quale non ci possiamo distaccare, non possiamo guardare la rete sempre con una logica o è un'aggressione o è qualcosa da considerare dal punto di vista dell'ordine pubblico. In questi giorni io leggo, sento, torno alle cose che ho detto all'inizio, bisogna taggare i sospetti, bisogna controllare le chat, bisogna vedere, guardare a fondo nelle PlayStation. Io quando mi si dice qual è la mia opinione, dico che questi sono slogan per il momento. Come quando, come accade sempre in presenza di affermazioni di questo genere, bisogna vedere come tutto ciò viene poi tradotto concretamente in proposte, cioè queste cose come si fanno, se si devono fare, come si devono fare e con quali garanzie. Per esempio, se io dovessi dare una risposta in questo momento, direi nulla attraverso procedimenti e atti amministrativi, tutto riportato completamente in Parlamento. Solo che tornando in Parlamento, noi abbiamo avuto un processo di espropriazione.
qui c'è un parlamentare, io ho vissuto un altro Parlamento in cui l'aula contava e contava molto, c'erano grandi divisioni, ma quando si affrontavano, abbiamo fatto in quegli anni, insomma, il Parlamento italiano non è un esercizio di nostalgia, quando si dice nella prima Repubblica non si discuteva, il Parlamento era incapace, ma nel 1970, in un solo anno, il Parlamento ha approvato il divorzio, il referendum, lo statuto dei lavoratori e le regioni a statuto ordinario. Ha cambiato la struttura dello Stato, ha dato ai cittadini uno strumento che è stato fondamentale per l'evoluzione della democrazia italiana, il referendum, è la strada che oggi dobbiamo seguire, aperta dal referendum e oggi affidata molto alla rete, ha liberato le persone dai vincoli, il divorzio, e le ha affrancate laicamente da vincoli inaccettabili e ha messo al centro i diritti dei lavoratori. E un, come dire, poi gli anni 70 hanno portato avanti questo discorso, ma già lì noi troviamo che cosa? Da una parte l'incarnazione di quello legislativa, di una serie di principi, non di parole d'ordine, perché dietro c'era l'idea dell'eguaglianza, c'era l'idea della libertà e c'era l'idea della solidarietà, la solidarietà reinventata dal movimento operaio. L'Ottocento è stato il secolo della solidarietà, cioè della fraternità con il, attraverso la quale si ridisegnavano gli equilibri di potere. Perché si crea il sindacato? Perché c'è una simmetria di potere dall'operaio o il lavoratore isolato e il datore di lavoro. L'abbiamo ricostruito. Abbiamo ricostruito attraverso l'eliminazione di una serie di garanzie. Un giorno discuteremo magari insieme del Jobs Act, ma è questo che è avvenuto. L'ottica è stata spostata sul versante dell'impresa. Impresa che è un soggetto sociale e tuttavia non è l'unico possibile interlocutore, l'unico possibile oggetto dell'attribuzione di poteri. Abbiamo, lì è stata, i partiti di massa sono stati un modo non solo per reagire alle vecchie oligarchie, ma per creare soggetti collettivi ai quali ci si affidava e quindi la solidarietà. Il secolo passato è stato il secolo dell'eguaglianza. La grande promessa non mantenuta, oggi gli abissi di diseguaglianza nei quali siamo caduti sono impressionanti, è inutile che io ricordi qui le statistiche sulla povertà in Italia, statistiche che poi diventano drammatiche quando si sa che ci sono 2 milioni di bambini in situazione di priorità, quando io vedo questo gioco delle mance a pioggia e si è silenziosi di fronte a chi dice usiamo razionalmente i fondi a disposizione non per di nuovo dividere il paese in categorie, e il silenzio che accompagna tutto questo ci dice che la promessa dell'eguaglianza è stata completamente disattesa, così come l'ultima frontiera, quella della dignità, che è la invenzione vera dal secondo dopoguerra in poi, oggi è la negazione, è negata continuamente. E non a caso, articolo 36 della Costituzione è a suo modo un capolavoro, perché ci dice che la retribuzione deve garantire al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Libera e dignitosa vuol dire rimuovere l'ostacolo economico. La retribuzione in nero, il precariato e la libertà e la dignità me le costruisco io. Non c'è qualcuno che ti deve indicare la misura della libertà e che deve importi il parametro della dignità. Governare la vita è il modo moderno per parlare moderno. Un altro modo per parlare di quella ricerca della felicità che ci portiamo dietro al 1776. Allora, rispondo alle due domande iniziali. La sovranità. Ma oggi la sovranità si recupera, in primo luogo, aprendo tutti quegli spazi concreti di partecipazione per i cittadini che non ci sono.
o che sono preclusi. Ha ragione Sergio Cofferati quando gli dicono ma tu avevi fatto i tuoi 3 milioni di persone al circo massimo contro l'articolo 18 e poi 2 minuti. Ha detto giustamente, avevo poi raccolto 5 milioni e mezzo di firme per una rilettura democratica delle norme sul lavoro. Questo è arrivato in Parlamento, è arrivato in Parlamento, è finito in archivio, come infinite altre proposte. Allora, questo è un passaggio. Primo, per ridare voce ai cittadini è necessario cambiare non la Costituzione, ma bastano i regolamenti parlamentari per dire che le Camere, o la Camera, se sarà superstite, quelle un po' anche dell'ectoplasma, non solo di Senato, ma di finzione in qualche modo di Camera dei Deputati, se ne deve occupare, non le deve approvare necessariamente, ma le deve discutere fino a portare in aula, perché lì si deciderà e si dirà davanti ai cittadini. Una volta si diceva c'è una funzione teatrale del Parlamento, ma in senso positivo era il palcoscenico dove i cittadini vedevano incarnate le persone e potevano attribuire responsabilità. Primo punto. Secondo, tutti gli strumenti disponibili tecnologicamente devono essere fruibili. Io in Parlamento, qui devo dare atto, per esempio, al Movimento 5 Stelle, io ho fatto la proposta tanto tempo fa di modifica della Costituzione per far diventare l'accesso a Internet un diritto fondamentale delle persone. Questa discussione è incardinata al Senato. Questo è un punto, non è l'accesso tecnico. E dire io posso accedere a Internet senza autorizzazione e censura. Questo è un punto fondamentale. Poi le possibilità di organizzare tutte le altre possibilità, semmai nel secondo giro io indicherò. Chiudo dicendo, c'è una domanda che riguarda direttamente il Movimento 5 Stelle, con il quale io ho avuto lo sapete tutti, un rapporto alto, basso, non sempre idilliaco, ma non credo, perché io non sia attento, e ricordo un solo fatto in cui io mi sono, perché mi pare indicativo. C'è stato un rimprovero rivolto al Movimento 5 Stelle quando sono saliti sul tetto di Montecitorio. Sono saliti sul tetto di Montecitorio per difendere la Costituzione, che hanno consentito con questo loro atto di parlare all'opinione pubblica alla quale non si voleva far arrivare che cosa? Che si stava discutendo una modalità di modifica della Costituzione che violava l'articolo 138. In quell'occasione il rischio è stato scongiurato, perché si è andati in autunno, è caduto poi il governo Letta, e allora io credo che a me non piace lo spirito da curva che ogni tanto c'è in Parlamento, ma questo è un vecchio signore che in Parlamento c'è stato in un'altra maniera. Ma certamente ci sono forme di comunicazione per non diventare oligarchia e continuare a parlare con i cittadini che esigono che i rappresentanti del popolo, io continuo a chiamarli così perché la sovranità si esercita in vari modi, debbono avere la possibilità di avere voce effettiva, e se non gli viene data nelle maniere proprie non c'è nessuna forzatura nel dire ma la piazza è il luogo storico della democrazia. Buon pomeriggio a tutti, grazie per l'invito. L'ultima volta ho visto il professor Danz, se si ricorderà, all'aula dei gruppi, l'aula Sandro Pertini. Io l'ho conosciuto quel giorno. Sì, una settimana dopo la rielezione di Napolitano. E in quei giorni drammatici, giorni della rielezione del Presidente della Repubblica, non soltanto perché è stato rieletto lui, io ricordo che al di fuori della Camera dei Deputati c'era un popolo che era sceso in piazza, bellissimo momento,
tante persone del Movimento 5 Stelle, tante persone di altri partiti politici, ricordo alcuni elettori del Partito Democratico che usavano la tessera del Partito Democratico e che dal giorno prima chiedevano a gran voce l'elezione di Rodotà. Ricordo la Presidente... Pinocchiaro, sono dei cittadini, dei suoi elettori, quindi dei suoi datori di lavoro, che gli chiedevano per favore votate Rodotà. E lei, ma chi sono questi, dei datori di lavoro della Presidente Pinocchiaro? Io in quel momento ho avvertito in maniera molto plastica che la sovranità non appartiene al popolo. Per un popolo intero chiedeva una cosa e poi alla fine siamo messi d'accordo Berlusconi, Monti e Bersani una mattina, quel Bersani al quale secondo qualcuno dovevamo dare una fiducia, tra l'altro mai chiesta, io tra l'altro oggi proverò anche a, giustamente io con il Movimento 5 Stelle le critiche le prendo, però faccio anche delle critiche ad alcuni intellettuali diciamo più vicini alla sinistra, che hanno creduto in quel periodo che una strada positiva per il paese sarebbe stata un'unione tra il Movimento 5 Stelle e dei partiti fondamentalmente responsabili del disastro. Ecco, se noi avessimo fatto inciuci o compromessi a ribasso in quel periodo molto complesso, perché eravamo appena entrati in Parlamento con il Partito Democratico, oggi il Movimento 5 Stelle non rappresenterebbe una opzione possibile per il futuro. E di questo ne sono straconvinto e rivendico, tra l'altro, con estrema orgoglio quelle decisioni, perché se la sovranità appartiene al popolo, appartiene anche agli elettori del Movimento 5 Stelle che coscientemente hanno votato un movimento politico che in campagna elettorale diceva noi non andremo al governo con determinati partiti responsabili di averci condotto. Comunque in quel momento io dico che la sovranità non apparteneva al popolo italiano, perché appunto il professor Rodotà era gradito non soltanto alla nostra forza politica che lo presentò, ma anche a delle altre forze politiche. E preferirono rieleggere appunto un Presidente della Repubblica, per me poi uno dei massimi responsabili della distruzione del paese, che pensate entrò bellissimo in Parlamento che Stalin era ancora vivo. E devo anche dire che la sovranità non appartiene al popolo, quando forse il popolo si passa un po' troppo tempo a dividersi ancora tra destra e sinistra. Per me essere, da ragionare veramente in chiave post-ideologica, io ho votato a sinistra in vita mia, una volta ho votato anche al Partito Democratico. Poi li ho visti e ho capito che mi avevano preso in giro e ora li vedo in Parlamento da 3 anni e vedo che ci prendono in giro tutti quanti. Un attimino, considerate che proprio ieri il nuovo partito Sinistra Italiana, che a parole dice di essere addirittura in contrasto rispetto alla politica del razzismo, ieri poi sono meccanismi anche complessi, procedurali, però ha votato e ha permesso che ieri arrivasse in Parlamento una discussione e una ratifica che prevede la creazione di un fondo europeo di salvataggio delle banche gestito direttamente dalla BCE, cioè ovvero un'ulteriore perdita di sovranità, in questo caso monetaria e bancaria, dell'Italia, che la affida ad un istituto finanziario sovranazionale sostanzialmente non eletto da nessuno. Come? Sì, poi la nostra posizione è quella che se Pantalone deve metterci quattrini per salvare le banche, poi le banche se le prende lo Stato italiano, se vengono salvate con i soldi nostri. Ma al di là di questo, l'esempio è che io vedo quotidianamente che partiti tra l'altro più vicini all'idea progressista, che parlano anche di sovranità, sono quelli molto più pericolosi, perché ci prendono in giro con il sorriso. Oggi lo sa fare molto bene il Presidente del Consiglio, che quando è in difficoltà, i sondaggi sono un po' bassi, prende dei soldi nostri e dà delle mance elettorali in giro. Oggi è il turno dei giovani, prima era il turno di altre categorie di persone. Sono molto molto pericolosi questi partiti, anche perché poi magari racchiudono spesso degli esponenti assolutamente dignitosi, onesti, che però non ci fanno ben capire le cose. E allora se la sovranità veramente appartiene al popolo italiano, fosse appartenuto al popolo italiano, nel momento in cui la consulta decretò anticostituzionale il Porcellum, cioè una legge che permette ad oggi di avere un'enorme maggioranza al Partito Democratico entrato insieme a sé, che poi si è trasformato e oggi è un altro partito, tra l'altro alla Camera dei Deputati vi do una notizia, il primo partito come numero di componenti è il Partito Democratico, il secondo è il 5 Stelle e il terzo è il gruppo misto con 61 componenti. Io ogni giorno mi giro e vedo che ci sono persone diverse sedute dietro a me, un giorno c'è Civato, un giorno c'è un'altra persona, poi prima c'era Fassina, ora c'è Corsaro, poi ex capogruppi di Forza Italia. Il terzo partito politico più grande come numero di rappresentanza e anche con denari che prende per utilizzo per far funzionare il gruppo è il gruppo misto.
cioè persone 61, il 10% della Camera dei Deputati, che sono entrate dicendo io porto avanti un determinato programma, quale non si sa, perché se la sovranità sempre appartiene al popolo italiano, vorrei sapere coloro che hanno votato il Partito Democratico se erano a conoscenza del fatto che si sarebbero portate avanti delle riforme costituzionali come quelle che si stanno portando avanti adesso, oppure che la politica della maggioranza rispetto a Meridione si sarebbe concentrata in trivellazioni, tappe di istruzione degli ulivi in Puglia, De Luca, forse Bassolino, e il ponte sullo stretto che serve essenzialmente per collegare lobbisti alla Zeri. Non ce l'ho in generale, ce l'ho con lei che non la conosco specificatamente. Ce l'ho un po' sul fatto che probabilmente io una critica che faccio un po' al mondo un po' di sinistra, che non so se ha ancora senso provare a rianimare dei corpi che per me, lo dico con estrema chiarezza, sono sostanzialmente corpi morti. Per me è così, non ha più senso. Forse il titolo è l'orario debito di sinistra, ma forse è la sinistra che è in debito con questo paese dopo averlo preso in giro davvero troppo. Da che cosa possiamo partire? Prima alcune critiche alla democrazia rappresentativa, giuste. Il professor Rodotama e Florence D'Arcais parlavano del problema della politica per professione, giustissimo. Ora, quello che è inserito nel dibattito del Movimento 5 Stelle, che penso che sia un valore, è il concetto appunto di politica come atto di responsabilità civile fatta pro tempore. Io sono un rappresentante del popolo italiano, di tutto il popolo italiano, e per un tempo che deve essere relativo appunto all'intera legislatura. Per questo è sano che io non mi possa candidare a sindaco di Roma, perché nel momento in cui io ho preso i voti dicendo che devo finire una legislatura, io non posso lasciarla per fare un'altra cosa a candidare, e poi magari dopo che teoricamente forse, tutto da verificare, fossi stato eletto sindaco di Roma, poi che fa? Mi si apre un'altra possibilità dopo un anno, lascio quella possibilità per fare un'altra cosa. Che cos'è la politica? Le istituzioni sono un autobus dove salgo e scendo a seconda della mia convenienza personale. Bravissimo! È questa la politica, ma noi no! Bravissimo! Noi siamo e sovranità che appartiene al popolo, sì, perché credo sia anche questa regola o principio. Anche se essere un sindaco di Roma durante il Giubileo è qualcosa di molto, anche che ti può dare molto orgoglio. Vengono dei capi di Stato esteri durante il Giubileo, incontrano il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio, il Papa e il sindaco di Roma. Però per me, per rispettare la sovranità popolare, che è distrutta sotto ogni aspetto, sovranità monetaria, sovranità economica, sovranità delle istituzioni, perché ripeto, oggi c'è un Parlamento abusivo, incostituzionale, con una maggioranza abusiva e incostituzionale che, grazie a quella maggioranza abusiva e incostituzionale, approva il Jobs Act, approva dei trattati internazionali che cedono fette di sovranità bancaria all'Europa, approva una legge elettorale uguale, tra l'altro molto simile al Porcellum, approva delle riforme costituzionali deleterie in combinato disposto insieme alla legge elettorale, tutto grazie ad una maggioranza abusiva. Ma ci pensiamo, io questo lo dovrei ricordare ogni volta che inizio un intervento, dovrei dire che questo Parlamento è abusivo, incostituzionale, che l'unica cosa che si doveva fare dopo quella sentenza era in parte 4-8 si sistema la legge elettorale e si va a voto immediatamente. Il problema è che ci sono politici che non vogliono rinunciare a quelle poltrone, e anche perché sono anche tirati dalla giacchetta da lobbisti e contro lobbisti che gli hanno affidato questo mandato. Non gliel'ha affidato il popolo italiano. Li vedo ogni giorno dirci: avete ragione, il professor Modugno è il migliore nella Corte Costituzionale, ma dobbiamo votare quest'altro perché ce l'ha detto il partito, inciuci su inciuci, l'ultimo l'altro ieri sui giudici della Corte Costituzionale. Poi ogni volta che c'è un inciucio esce fuori Napolitano, è venuto a votare anche ieri i giudici della Corte Costituzionale, sempre, non gli è riuscito l'inciucinato lì. E allora, forse la prima cosa che dobbiamo fare noi come cittadini italiani per ritornare ad essere sovrani è entrare nell'ottica di un'idea semplice, che chiunque, purché onesto, che abbia voglia di impegnarsi, che abbia voglia di lavorare, può e deve iniziare a entrare appunto nella possibilità che possa entrare in Parlamento. Tutti. Qui chiunque, magari soprattutto io mi rivolgo soprattutto ai giovani, perché per una ragione normale, chiara, non perché la politica la debbano fare soltanto i giovani, anzi è importantissimo ascoltare le voci anche piene di esperienze, di saggezza. Però ecco, forse i più giovani devono entrare in ottica che alle prossime elezioni candidarsi non è soltanto un diritto, ma un dovere, perché ci candidiamo noi, in qualsiasi movimento partito politico si candidano sempre gli stessi. E entrare nell'idea che il Parlamento sia casa nostra, e che è opportuno che la politica non sia una professione fatta per 50-60 anni, perché alla fine tu ti stacchi totalmente dalla realtà.
io sono fiero e orgoglioso di sapere che avrò massimo un altro mandato, forse se deciderò di ricandidarmi, forse, e sto lì dentro con un contratto a progetto, un cocotto, che può essere rinnovato per una seconda volta, se faccio bene il mio dovere, se non faccio bene il mio dovere, non posso dire. Forse la sovranità dopo la riprende, anche se pensa che oggi, per me è anche strano, io 3 anni fa ero un illustre sconosciuto e oggi dicono che secondo alcuni sondaggi forse sarei addirittura, avrei delle chance al sindaco della capitale, un illustre sconosciuto, allora dove sta scritta questa idea che soltanto i grandi uomini straconosciuti possano fare politica? Non è così, non è così. Sei la dimostrazione. Non è così, siamo la dimostrazione. Poi i processi possono essere fatti meglio, in rete, tutto può essere migliorabile, però il Movimento 5 Stelle ha portato nel dibattito pubblico un concetto incredibile, che il popolo cittadino normale può fare politica, anche con ottimi risultati. Io ieri con il sindaco Fabio Fucci di Pomezia ho inaugurato un asilo nido a Pomezia, realizzato con i soldi finalmente della comunità europea, soldi nostri, spesi fino all'ultimo centesimo, spesi bene, e ho visto la concretizzazione di un diritto, cioè la politica che serve a costruire un diritto. 60 bambini avranno la possibilità di accedere a un asilo nido, 13 educatori avranno un lavoro dignitoso nella città di Pomezia e una struttura abbandonata è stata riqualificata grazie ai soldi nostri, ben spesi, una struttura meravigliosa, e quindi viene dato un diritto. La politica è la cosa più bella del mondo. Ci si organizza, si discute, se ci fosse però onestà di discussione e non appunto tirate di giacchetta da parte di lobbisti che ti finanziano la campagna elettorale e chiedono sempre qualcosa in cambio. Poi si può aprire un discorso sul finanziamento pubblico ai partiti anche in collegamento con la sovranità, perché io sono convinto che la chiave sia abolirlo definitivamente il finanziamento pubblico ai partiti, cosa che non è stata fatta, qualcun altro qui magari non sarà del tutto d'accordo. Però allora entrare. Io credo che questi messaggi che ha dato il Movimento 5 Stelle sta continuando a dare, e anche una coerenza che sta dimostrando, spesso è anche faticoso dimostrare coerenza e comportarsi in questo modo, perché fare le cose più semplici è anche più facile appunto che fare le cose più giuste. Sarebbe facile per noi tenerci 42 milioni di rimborsi elettorali e organizzare con quei soldi che per legge ci spetterebbero delle enormi campagne elettorali di propaganda. Sarebbe più facile arrivare a portare i nostri temi con 42 milioni di rimborsi elettorali. Ma se abbiamo detto durante la campagna elettorale che non li avremmo presi, non li puoi prendere, perché la sovranità appartiene a quel popolo che ti ha eletto anche in virtù di queste promesse elettorali, che non sono promesse, sono patti fatti tra cittadini all'interno e cittadini all'esterno delle istituzioni. Sarebbe facile per mettere un intero stipendio, vi assicuro che tutti i soldi che restituisco mi farebbero comodo come farebbero comodo a tutti gli altri, ve lo assicuro. Però se penso che ho preso i voti anche grazie a quella promessa, e se vedo anche concretamente che questi soldi stanno aiutando centinaia di imprese, perché il Movimento 5 Stelle sostiene l'impresa privata, ma come diceva il professor Rovetà, pensiamo che ci sono dei settori della vita pubblica che debbano essere mantenuti pubblici, perché non si tratta di settori che permettono il profitto, ma di modi di realizzare dei diritti. E il diritto non c'entra nulla con il profitto. La scuola, i trasporti, l'acqua pubblica, la sanità, cose che stanno smantellando quotidianamente, però dicendoci che danno la mancetta contemporaneamente ai più giovani, o parlando di investimenti alla sicurezza quando negli ultimi 20 anni gli erano tagliati centinaia di milioni di euro alla sicurezza. E poi purtroppo per esercitare sovranità dobbiamo avere memoria. Il dramma nostro come italiani è che ci dimentichiamo di tutto, e accettiamo tranquillamente che un rinviato in giudizio per corruzione per mafia capitale pontifichi sulle questioni romane in televisione come Alemanno, e ci sta bene che venga invitato una persona rinviata a giudizio per corruzione nell'ambito di mafia capitale. Ci dimenticheremo pure di mafia capitale se non stiamo attenti. Magari porteranno le elezioni più in là possibile, tireranno fuori dei candidati simbolo dell'antimafia e cercheranno di farci credere che questi partiti infiltrati dalla criminalità organizzata non abbiano avuto nulla a che fare con mafia capitale a Roma. Allora la sovranità, certamente le istituzioni dovrebbero esercitarla, l'hanno svenduta. E occhio ad un trattato che arriverà pericolosissimo, che si chiama Trattato di Libero Commercio tra Italia e tra Europa e Stati Uniti d'America, perché poi va vista in relazione con questa guerra fredda 2.0, con l'aereo russo buttato giù da un paese che fa parte della NATO l'altro giorno, con la crisi ucraina, è tutta collegata, diciamo, la politica internazionale in questo momento. Occhio che quello sarà un altro momento drammatico di possibile perdita di sovranità per le nostre imprese, per il comparto agroalimentare, con la possibilità di avere sovranità alimentare, di
mangiare quel che si produce, di produrre quel che si mangia e di sapere con chiarezza che il cibo che abbiamo di fronte a noi è un cibo sano e non viene chissà da dove, spinto da chissà quale lobby dell'agrobusiness. Non volevo essere troppo... No, bravo! Hai solo detto la verità! Probabilmente la sovranità la devono appunto esercitare le nostre istituzioni, che sono riuscite a far questo, ma anche noi cittadini italiani l'abbiamo esercitata poco, ci siamo spesso adagiati, ci siamo dimenticati, ci facciamo anche un po' troppo guidare dal mainstream, dai temi. Cioè, in questi giorni si parla tanto di cose molto, molto importanti alcune, però ecco, del decreto salva banche, per cui la banca del padre della Bossi, 3,6 miliardi, se ne parla poco. E ultimamente io mi sto dedicando molto all'analisi anche della perdita di sovranità monetaria, del problema delle banche, e mi sembrano i reati commessi dai boss di mafia capitale reati da ruba galline in confronto a quelli che hanno fatto i grandi banchieri in Italia sulla pelle nostra, e lo dice anche il padre. Io credo che il Movimento 5 Stelle, come ogni creazione di un essere umano, possa essere migliorabile. Credo che però non debba essere cambiata la nostra coerenza. Bravi. Il fatto che da sempre abbiamo detto quel che abbiamo fatto quel che abbiamo detto. Magari ogni tanto commettendo degli errori, ho certamente commesso degli errori. Però sempre seguendo una stella polare, che è un rapporto diretto tra me e i cittadini al di fuori delle istituzioni, che sono i miei datori di lavoro e mi hanno affidato un compito che io devo fare al massimo rispettandoli, camminando a testa alta e tentando di essere sì in conflitto di interessi con il benessere collettivo. Perché se ci pensate, l'enorme anche idea che c'è dietro e conclude i due mandati e poi a casa, sta tutta nel fatto che io, sapendo che sarò costretto a far ritorno al mondo reale, che non è Montecitorio, ma il mondo reale, è nel mio interesse dare il massimo per migliorare quel mondo reale, proprio perché sarò costretto a farvi ritorno. È nel mio stesso interesse il fatto che vengano approvate leggi buone e non porcate utili soltanto a qualche amico dell'amico, a qualche banchiere o a qualche lobbista. È nel mio interesse. Credo che con queste regole interne del movimento, migliorabili come qualsiasi cosa, noi siamo riusciti ad imporre dei temi ed una metodologia, un modo superante di fare politica che comunque non era stata fatta mai da nessuno. E se una parte di estrema anche sinistra ci vede con così tanto rigore, probabilmente è per invidia. È vero, 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 vero. Diciamo che ad Alessandro non manca la schiettezza, l'intervento, è stato abbastanza diretto, e i temi toccati sono stati tanti, dalla fine della sinistra, del suo patrimonio culturale, si è rivendicato no, l'accordo tra il PD e il Movimento 5 Stelle, il Movimento Generazionale, il Consiglio Pubblico e Partiti, è tanta la carne a cuoce. Io inizierei adesso con il giro, diciamo, di repliche, in maniera che inizi il dibattito per te, e do la parola al direttore personale Cassio. Di Battista farà al massimo due mandati, dopodiché ci saranno altri Di Battista, oggi assolutamente sconosciuti, che avranno la sua stessa popolarità, la sua stessa visibilità, e credo che questa sia la grande conquista del Movimento 5 Stelle. E nel secondo numero di Micromega, primavera 1986, quando Di Battista era molto giovane, io sostenevo esattamente questa idea e esplicitamente che si mettesse in Costituzione il limite di due mandati per non solo per il parlamentare, per qualsiasi carica elettiva, oltre a un sistema totale di incompatibilità, per cui chi aveva una carica in Parlamento non poteva al tempo stesso essere sindaco o parlamentare europeo e così via. Anzi, con alcune incompatibilità in più, che chi aveva avuto incarichi di nomina politica non poteva candidarsi se non con 10 anni di mancanza di incarichi di nomina politica e così via. Cioè,
quella deprofessionalizzazione della politica, ma non nel senso che i politici devono essere gente senza arte né parte, come sono oggi molto spesso i politici della partitocrazia, pure persone che in nessun ambito della vita civile riuscirebbero ad avere successo, tranne forse in alcuni ambiti criminali, ma come rifiuto della politica di professione che appunto porta alla degenerazione inevitabile del sistema della rappresentanza. Per cui questo è il motivo che dopo un quarto di secolo, quando ho visto per la prima volta una forza politica mettere come base questa cosa che io auspicavo da un quarto di secolo e che sembrava totalmente utopia, ho capito e sono stato ben felice, e anzi ho dubitato inizialmente che si sarebbe mantenuta coerente con questa premessa, ho capito che si poteva davvero aprire una fase nuova, ed è per questo il motivo per cui da alcuni anni voto sistematicamente Movimento 5 Stelle. Ma da questo punto di vista, da altrettanti anni non credo affatto alla possibilità di rianimare questa sinistra e anche questa cosiddetta estrema sinistra, che secondo me, lo scrivo da molto tempo, di sinistra non hanno nulla. Sono pezzi di partitocrazia, cioè che si pensi che in questo momento mi sfugge anche il nome, come si chiama il capo di Cosa e Libertà, come si chiama? Vendola, cioè Nichi Vendola, che viene immortalato in una telefonata, diciamo così, a capo chino, non so, con il braccio destro, il braccio sinistro di Riva, e che continua a esistere nella politica dopo questo. Ora io non ce l'ho con Nichi Vendola, perché ciascuno ha la dignità che ha, per cui, come diceva Petrolini a uno che durante uno spettacolo gli fece una pernacchia e gli disse: io non ce l'ho con te, ce l'ho con quelli vicino a te che ancora non ti hanno buttato di sotto. Cioè io sono incredulo che ci sia gente che si dice di sinistra e dopo una telefonata di quel genere ha continuato ad avere qualsiasi frequentazione che non fosse per obblighi istituzionali con Nichi Vendola. Per cui, da questo punto di vista, oggi non c'è nessuna sinistra da rianimare. Ci sono pezzi di partitocrazia emarginata dalla partitocrazia vincente. E da questo punto di vista, la politica come bricolage, quindi la politica a misura di cittadino, sicuramente pone come urgentissimo la fine del finanziamento dei partiti, che del resto avevamo già approvato tutti noi cittadini con un referendum a schiacciante maggioranza. Che fine ha fatto? E tuttavia io sono anche contrarissimo al finanziamento privato della politica, cioè secondo me il finanziamento privato deve essere solo quello dei singoli cittadini che danno il loro obolo minimo controllabile, il tetto di 1000 euro come contributo di un cittadino dovrebbe essere il massimo del massimo. Allora come si può poi dare alle varie forze i mezzi per comunicare con i cittadini? Con la gratuità uguale per tutti coloro che partecipano alla vicenda elettorale, la gratuità dei sistemi di comunicazione. Ci devono essere spazi gratuiti, uguali e sorteggiati nelle stesse ore per tutti i movimenti che partecipano alle elezioni, ma non le tribune politiche che poi nessuno vede, la presenza nei vari programmi di maggiore ascolto,
ci deve essere la gratuità delle piazze con i sistemi di microfono, eccetera, la gratuità, cioè pagamento in natura, finanziamento pubblico in natura, non in soldi che servono poi agli apparati, e assoluta proibizione del finanziamento privato, che è la prima forma corruttiva. Però prima Di Battista ha citato il fatto che chi, anche alcuni intellettuali, non so a chi si riferisse, hanno chiesto al Movimento 5 Stelle di aprire al Partito Democratico in un determinato momento. Io personalmente feci una proposta diversa, cioè esattamente come avete votato per la Presidenza della Repubblica Rodotà, se aveste proposto, anziché non proporre una, non andare dal Presidente della Repubblica con un nome, aveste proposto voi un nome, come Rodotà, come Zagrebelsi, quegli stessi che avevate proposto, e su questo aveste proposto non un'alleanza al PD, ma la proposta del nome del Presidente del Consiglio. Dopodiché in Parlamento quel nome, chi vuole lo vota, chi non vuole no. Avreste messo con le spalle al muro il Partito Democratico, avreste messo con le spalle al muro un Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che io mi sono permesso una volta, più volte, di dire, credevo che con Cossiga avessimo toccato il fondo. Io perché non è solo che Giorgio Napolitano era già deputato mentre Stalin era ancora vivo, come ha ricordato Di Battista. Giorgio Napolitano, quando nel 1956 ci fu la rivolta d'Ungheria e quando nel 1957 si tenne un congresso clamoroso, cruciale del Partito Comunista Italiano, in cui Giolitti prese le difese della rivolta d'Ungheria e disse: quella è la nostra rivolta, l'URSS ha sbagliato, e per questo fu espulso dal partito, a chi fu affidato il discorso per chiedere l'espulsione dell'onorevole Giolitti? A Giorgio Napolitano. Quel discorso, noi in un numero di Micromega per un decennale della rivolta d'Ungheria del 56 lo abbiamo ripubblicato. Ora, però, rianimare questa sinistra esistente è un non senso, secondo me. Ma destra e sinistra sono davvero concetti superati? Allora, se è nel senso che da tempo nella politica ufficiale questa distinzione non significa più nulla, con me si sfonda una porta aperta. Ma guardate, perché ormai ci sono solo destre fra cui scegliere. Io la prima volta in cui ho scritto da oggi l'elettore ha la possibilità solo di scegliere fra due destre, l'ho scritto a proposito dell'elettore inglese il giorno che Blair ha preso il controllo delle due parti. E ho sempre sostenuto che il più grande successo della signora Thatcher è stato Blair a capo di quella che un tempo era la sinistra. Perché da quel momento in poi la sinistra in Gran Bretagna non è esistita più. Ora forse rinasce. Se non significa più nulla la distinzione destra-sinistra, nel senso che sempre più persone mescolano valori tradizionalmente diversi e opposti, oppure che l'elettorato è estremamente mobile, muta costantemente, una regione oggi una regione rossa e il giorno dopo questo, anche questo è verissimo. Billancourt della Renault era il luogo dove il Partito Comunista Francese prendeva alle volte anche l'80% dei voti, e oggi
Marina Le Pen prende un mare di voti, e a Sesto San Giovanni, che veniva chiamata la Stalingrado d'Italia, perché appunto il PC prendeva l'80% dei voti, al prima discesa in campo di Berlusconi, Berlusconi prese lui un mare di voti. Ma c'è di più, non ci si ricorda, perché è vero che fondamentale per la democrazia e le memorie, non ci si ricorda che il Parlamento francese, che votò i pieni poteri al governo Pétain, cioè il governo collaborazionista col nazismo, era la stessa Assemblea Nazionale che aveva votato inizialmente il primo governo di Fronte Popolare. Quindi in tutti questi sensi sicuramente destra e sinistra non significano più nulla, ma nel senso dei valori fondamentali che abbiamo richiamato all'origine della democrazia moderna, quelli di Jefferson e i tre valori liberté, égalité, fraternité, e di tutta quella lotta per una democrazia pregna di elementi di eguaglianza sociale, che Stefano ricordava prima, sono il frutto della di un secolo e più di lotte. Da questo punto di vista, no, io credo che quei valori rimangano un discrimine fondamentale, e qualsiasi forza politica che si nasconda questa fondamentale divisione prima o poi troverà, e nel momento peggiore, a doverci fare i conti. Un consenso che sia ambiguo su questi valori è un consenso che prima o poi si sgonfierà e porterà a catastrofi. Sì, ecco perché allora faccio solo un esempio. E una proposta. Ad esempio, il Movimento 5 Stelle rischia l'autoreferenzialità in alcuni momenti. Sembra poco interessato ad andare oltre al suo recinto. Si sta votando, e da martedì sembra che si voterà ad oltranza, cioè senza mai fermarsi, per i tre membri della Corte Costituzionale, che guardate sono una questione cruciale, perché se uscissero quei tre che sono stati proposti, che Berlusconi se li sarebbe sognati, perché mai sarebbe riuscito a fare leggere quei tre. E la Corte Costituzionale, come organo di garanzia, che già siamo al limite, pencolante, ce la siamo giocata. Per cui quel voto è essenziale. Allora, perché il Movimento 5 Stelle, anziché limitarsi a proporre il suo candidato, non fa una grande campagna proponendo tre nomi che sono l'assoluto nel costituzionalismo italiano riconosciuto a livello internazionale, e che nessuna forza politica, e il PD in primo luogo, potrebbe tranquillamente, senza pagare prezzi, rifiutare? Penso a Lorenza Carlassare, la prima donna in Italia a diventare titolare di una cattedra di diritto costituzionale. Oltretutto è cattolica. Io sarei per avere un po' più di atei nei posti chiave, ma è una cattolica di una laicità che ha tanti laici da le piste, come si dice a Roma. Uno dei più grandi giuristi a livello europeo, Franco Cordero, che è stato, cioè la cui sapienza giuridica si manifesta, cioè il manuale di procedura penale da generazioni è il manuale di Cordero. Rodotà lo avete già votato. Ma secondo me te tocca. Non dovreste limitarvi a dire allora noi votiamo il nostro candidato, dovete passare all'offensiva,
chiedere su questi tre nomi una raccolta di firme via internet che può diventare, che può raccoglierne con tutti gli strumenti che voi avete, tutti quelli che tanti altri vi metterebbero a disposizione, in pochi giorni centinaia di migliaia di firme, può diventare una marea. Poi Renzi farà lo stesso, la sua super porcheria, non lo so se gli sarà così facile. Ecco, e la proposta, proprio perché ci sia davvero un'apertura del Movimento 5 Stelle a questa società civile italiana che da decenni lotta ed è piena di volontà di cambiamento. Io più volte ho proposto, in lettere aperte al vostro movimento, che Micromega si mette a disposizione per organizzare una serie di seminari tematici, pubblici, con un certo numero di rappresentanti del Movimento 5 Stelle e un certo numero di rappresentanti della società civile, a discutere seriamente un 6-7 temi, appunto quelli che prima citavate, a discuterli in pubblico, a far vedere che il movimento non si chiude in se stesso, ma dialoga appunto entrando nel merito con la rappresentanti della società civile che queste lotte le hanno fatte e continuano a fare. Credo che sarebbe un segnale grandioso anche di fronte alle prossime scadenze elettorali, in cui solo se si apre davvero la società civile il movimento a Torino e a Roma può vincere, e io spero che voglia partecipare davvero per vincere a Torino, a Roma e magari anche a Milano e a Napoli. Per cui mi aspetto una risposta su questa proposta che io riavanzo e rimanderò a tutti i parlamentari. Micromega si mette a disposizione per organizzare questi seminari misti, Movimento 5 Stelle, Società Civile. Grazie. Hai alzato la sfida, eh? Allora, visto che così benevolmente Alessandro Di Battista ha rievocato un momento della mia vita, io voglio essere molto sincero e dire che sono davvero molto grato per quella proposta e quel voto del Movimento 5 Stelle, che mi ha dato qualcosa alla mia veneranda età alla quale francamente non ero preparato. E cioè io mi sono ritrovato al centro di un'attenzione di molti di voi, ma soprattutto dovunque io vada, dove ci sono persone giovani sul serio, cioè sotto 25 anni, io sono riconosciuto. Non perché, anche perché io continuo ad andare certe trasmissioni televisive, spero dignitosamente, ma perché c'è stata quella vicenda. E quindi questo per me è un fatto della vita molto importante. Io con i ragazzi ho sempre avuto un rapporto molto forte, perché ripeto, l'ho fatto di tutti i colori nella mia vita, ma sono sempre stato, io non ho mai detto un professore, un insegnante, nel senso del rapporto con le persone. Però mi si è ampliata enormemente la platea degli interlocutori. Se io avessi 10 vite non sarei in condizione di dire di sì a tutte le richieste di andare a parlare in scuola, eccetera, che ricevo da quel momento. Allora, questa è la ragione per cui mai e poi mai io direi mai e poi mai il mio nome di nuovo per incarichi istituzionali, però il mio servizio civile l'ho fatto, ma non ho fatto una battuta anche quando mi telefonò Beppe Grillo e io gli dissi: guardi che io mi sono già autorottamato nel 94 quando dissi per carità non mi candido più, ma per una ragione. Non è che io, avendo in tutti questi anni le richieste di fare le cose più varie, tra candidature, presidenze di qua e presidenze di là, ho detto di no, perché non penso che io mi sono ritirato sotto la tenda. Se sono qui stasera ci sarà una ragione. Quindi continuate a farmi fare liberamente quello che ho fatto e non mi tirate in ballo per cose per cui ci sono, a ragione Paolo,
tantissime, degnissime persone, potrei allungare quell'elenco, che bene vengano tirate fuori anche dall'anonimato, perché anche per questi posti importanti rischiamo di fare sempre gli stessi nomi. Seconda considerazione, io sono stato molto colpito dall'evocazione di quello che è avvenuto a Pomezia, una sidonia. C'è stato un momento in cui una delle bandiere del PC erano gli asili nido. A Reggio Emilia venivano da tutto il mondo a studiare come erano stati fatti gli asili nido. Perché quella storia è stata perduta, è stata abbandonata, è stata negoziata? Dopo che è morto Berlinguer è finito. Forse sì. È finito. Io ero una tesserata del Partito Comunista. Morto Berlinguer, ho stracciato la tessera. Non ho più votato. Allora, perché? Ma quello è un esempio fortissimo di rapporto reale. Quando ho ricordato 2 milioni di bambini in condizioni di povertà, nasce anche da questa disattenzione, non solo dalla mancanza di mezzi economici. Alessandro Di Battista in Parlamento, io l'ho fatto tantissime volte in condizioni molto migliori delle attuali dal punto di vista economico, ad andare a spulciare insieme a persone come Claudio Napoleoni, Gustavo Minervini, Luigi Spaventa, nei bilanci dello Stato, cercando di mostrare che non era vero che non c'erano i soldi. Questo è un altro punto fondamentale. Allora, perché quello è un esempio fortissimo? Perché dimostra che un pezzo della cultura di sinistra, chiamatelo come volete, che sono i diritti sociali, e non può essere abbandonato. Il fatto di averlo praticato a Pomezia significa che questo deve essere un imperativo ovunque. Questo è secondo mio passaggio dal privato al pubblico, cioè i diritti sociali. Io sono passato negli ultimi anni a occuparmi sempre più in maniera impegnata, determinata dalla questione dei diritti sociali, perché per esempio c'è un problema che io ho sottolineato di fronte anche agli stessi vincoli, all'orrenda modifica dell'articolo 81, che è di nuovo una vergogna di questo paese, perché si è votato in Parlamento senza avere il coraggio di lasciare ai cittadini la possibilità di chiedere un referendum, quando noi dicevamo approvate questa porcheria senza dibattito pubblico, ma almeno non fatela con la maggioranza tale da impedire ai cittadini di poter raccogliere firme e di aprire questa discussione. Io penso, ci stiamo lavorando, non è facile, ma riaprire questa discussione con una legge di iniziativa popolare questa volta è un passaggio essenziale. Ma il vincolo, attenzione, il vincolo del bilancio, che cosa ci dice? Ammettiamo che lo accettiamo, che non si può superare un certo margine di spesa. Ma all'interno della spesa come si compone l'insieme delle scelte parlamentari? Questo è un punto fondamentale. Tu non puoi spendere più di tanto, ma in un momento in cui la scuola è in difficoltà, continui a dare, qui io devo dirla tutta, più di 200 milioni alla scuola privata, qui ne sono state 22, investi nell'università, ma investi dalla scuola materna, dall'asilo fino all'università, è oltre. Questo è un punto. Allora, questo è, come lo stabiliamo? Dobbiamo, non è un'invenzione, hai citato Lorenza Carlassale. Con Lorenza Carlassale da anni diciamo che c'è la possibilità di istituire anche dei vincoli per quanto riguarda la destinazione nella distribuzione delle risorse, nella, come si dice, allocazione delle risposte disponibili. Ci sono in primo luogo i diritti fondamentali ai quali deve essere data soddisfazione, al resto dopo che questo è avvenuto. La storia degli F-35, che ormai è diventato un luogo comune, però non è un luogo comune da poco, perché tu quando compri gli F-35, allora, no,
queste sono, questo dobbiamo avere la capacità di fare un po' di progettazione istituzionale. È possibile, cioè in Inghilterra hanno detto la spesa sociale, questo è una, hanno fatto gli ultimi governi, la spesa sociale non può superare una certa cifra. Quindi c'è una via istituzionale che noi dovremmo rovesciare. Non, il, per quanto riguarda i diritti sociali non, può, non si può scendere sotto. Questo è, la butto qui, è una cosa complessa, ma ripeto, c'è, le vie di sopravvivenza della democrazia passano anche da queste cose. Quando Alessandro Di Battista parlava del cibo e della sovranità alimentare, parla di un tema fondamentale che è quello dei beni comuni. Il cibo è, in questa ottica ci si lavora da molto. Quando ha ricordato Aprili, ha detto non solo è stato aperto l'asilo, ma sono state recuperate strutture abbandonate. Questo è un altro punto fondamentale, siamo pieni di strutture abbandonate. Ma possibile, ma possibile, è stato persino fatto in collaborazione con il Comune di Bologna un regolamento che non trovo, da parte di un'associazione di cittadini che si chiama Labus, un regolamento per consentire ai cittadini la possibilità di gestire in assoluta trasparenza beni pubblici. Siamo pieni di beni pubblici, siamo pieni di beni pubblici che non vengono utilizzati. Dunque ci sono vie per la democrazia e per la sovranità incarnate da strumenti e incarnate da cittadini che vogliono fare tutto questo. Quindi questi sono dati piccoli apparentemente, ma fondamentali. Dobbiamo ripensare l'utilizzazione delle risorse in un tempo di risorse scarse e dire che queste risorse vanno allocate in primo luogo per la soddisfazione dei diritti fondamentali, e i diritti fondamentali sono, a cominciare, li conosciamo: salute, istruzione, abitazione, lavoro in primo luogo. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, il dato sul lavoro. Io so, quando seguo all'inizio della legislatura, un gruppo di persone ha mandato a tutti i parlamentari 5 proposte di legge già strutturate. Una di queste riguardava il reddito, che io credo giusto, come dice adesso il nostro amico Don Ciotti, reddito di dignità, di dignità. Questo è un tema capitale, e non, anche da parte di persone non sospette di eccessi di attenzione, tipo Tito Boeri, questo discorso viene aperto. Allora, dobbiamo, c'è anche un problema di razionalizzare le risorse anche per ciò che riguarda il sostegno al lavoro. Ci sono molte risorse che, se venissero utilizzate nel loro insieme, potrebbero dare delle risposte significative, anche per una ragione, perché tutti i meccanismi di sostegno al lavoro sono stati pensati in un tempo in cui si pensava che poi tutto sommato la disoccupazione, in un periodo molto transitorio della vita, che ne uscivamo, e che addirittura anni non neppure tanto lontani, il problema era piuttosto quello: ma che faranno le persone quando lavoreranno soltanto 4 giorni alla settimana? È cambiato tutto. Allora, ci sono molte strade che, nella logica della controdemocrazia, cioè di una democrazia innervata da cultura e da persone, perché diciamo la verità, qui adesso chiudo, la cattiva politica è figlia di cattiva cultura, non lo questo è un dato di realtà, è un dato di realtà, e io credo che debba essere riconosciuto. Io non so se ricordo male, ma in quella, perché mi hai fatto ricordare tu, quando io sono andato in quella riunione dell'aula dei gruppi, dove andai doverosamente a ringraziarmi, dissi: ma voi state già facendo un lavoro importante. E dissi: chi ha fatto quel bellissimo discorso sull'Afghanistan? Eri stato tu. Sì. Ecco, e ti ho conosciuto in quell'occasione, cioè aveva portato in un discorso, in un dibattito parlamentare abbastanza squallido, che cosa? Cultura, il che voleva dire che lui non riteneva di essere nato imparato, credo. Avevi parlato con chi sapeva queste cose. E Gino Strada mi ha detto: io lavoro da tanti anni, la prima volta che qualcuno mi ha chiesto informazioni per poter parlare in Parlamento sono stati i deputati del Parlamento 5 Stelle. Diciamo, io non voglio la carità, io non sono
per esempio, credo che loro abbiano fatto male, ma forse avevano bisogno di un tempo di apprendimento. Quando hanno abbattuto il tabù non si va nelle trasmissioni televisive, hanno guadagnato, ma non nella visibilità della un po' ambigua. Fanno bene a non andare a discutere con alcune persone. Queste persone non ci legittimano, non ci legittimano. A casa mia non invito una persona che disprezzo. Bravo! E questo è un problema che riguarda. Io sono stato sempre ritenuto un moralista, ho scritto un libro, L'elogio del moralismo, perché ancora oggi noi viviamo in un contesto nel quale si dice però ancora non c'è una condanna penale. È stato un modo negli anni lontani per allontanare il giudizio sulle persone, sapendo che la condanna definitiva arrivava 10 anni o più dopo. Io non mi stanco di dire che c'è un articolo 54 della Costituzione, che il primo comma è ovvio, i cittadini devono rispettare le leggi, figuriamo, forse non c'è neanche bisogno di scrivere, ma nel secondo comma si dice che quelli che ricoprono funzioni pubbliche hanno il dovere di svolgere con disciplina e onore, cioè non basta che non abbia violato la legge, ma quindi il giudizio politico è distinto dal giudizio della responsabilità penale. La responsabilità politica l'abbiamo azzerata, per fortuna ci sono stati moralisti nell'ultima fase che hanno resuscitato la responsabilità politica. Ultima battuta, potremmo parlare, ma lo faremo un'altra volta, sul finanziamento, perché un liberale come John Rawls diceva neanche una lira se non su base paritaria, quindi accanto, perché vabbè, ne parleremo un'altra volta, escludendo il finanziamento pubblico, ma anche sapendo che si andava a finire come si è finito in America, che in questo momento i padroni delle candidature sono quelli che le grandi imprese che danno un fiume di denaro. Ultima battuta, la sinistra. La sinistra, Paolo l'ha già ricordato bene, sono anche le parole che la sinistra ha incarnato, e che si sono non impoverite ma arricchite, perché a libertà, eguaglianza, fraternità si aggiunge oggi dignità, e quindi quelle sono parole importanti. Però io credo che in questo momento ciò che sta accadendo, bene o male, io ho usato anche proprio in un'intervista a Micromega una espressione che non mi ha fatto guadagnare tante simpatie in un certo modo, ho detto dobbiamo liberarci da una certa zavorra. La parola è stata, era con lui, e me lo ricordo benissimo, e ne sono state dette di vari. Però nello stesso tempo, in questo momento, mi pare che con molta ambiguità ancora sta nascendo un senso di responsabilità, per cui non si può semplicemente seguire le vecchie strade. Vediamo che cosa succede. Io credo che c'è un mondo che non può essere abbandonato soltanto alla nostalgia, al disincanto e all'astensione, e c'è una responsabilità grande, grande di coloro i quali si trovano ancora istituzionalmente a lavorare in quel settore. Detto questo, ci sono principi dai quali non ci possiamo abbandonare. Io ogni tanto cito il titolo di un libro di Carlo Levi, che non è il suo migliore, dire che il futuro ha un cuore antico, cioè noi abbiamo bisogno di straordinaria capacità di innovazione, ma anche di sapere non perdere la memoria. Certo. Non perdere la memoria del ladro, certamente, e io in questo ho una memoria assoluta, e neanche memoria di tutto quello che ci viene consegnato come la grande tradizione democratica, che oggi rischia veramente molto se consideriamo quello che sta avvenendo. Ringraziamo ancora per l'invito, anche per questo dibattito molto stretto e anche per il tempo della pazienza. Proverò a riprendere, spero di non dimenticare tutte le risposte. Quando io parlavo di superamento dei concetti di destra e di sinistra, non pensavo di valori. Io credo che i valori siano, come dire, precedenti anche all'invenzione, alla strutturazione della destra o della sinistra. Credo che i valori siano valori,
Oltretutto il mio compito è quello di portare avanti, appunto, con disciplina d'onore e rispetto dell'istituzione, quello di fare delle buone leggi, cioè io sono pagato per votare e quindi l'idea mia è di portare avanti delle leggi che reputo, in maniera giusta o sbagliata, che siano utili per la collettività. Quello che noi cerchiamo di far capire ad un popolo, mi ci metto anch'io evidentemente in mezzo, spesso un po' troppo diviso su tutto, è che occorre stare sui temi, sui fatti. È noto che se il Movimento 5 Stelle attacca coloro che hanno buttato giù in maniera violenta Gheddafi, viene associato alla destra. Se siamo a favore del reddito di cittadinanza, siamo di sinistra. Se siamo a favore di un maggiore sostegno alle forze dell'ordine, siamo di destra. Se vogliamo smetterla di vendere armi all'Arabia Saudita, siamo di sinistra. Se siamo contro il Jobs Act, siamo di sinistra. Se ci tagliamo gli stipendi e sosteniamo le imprese private, siamo di destra. Se ci tagliamo gli stipendi e con questi soldi costruiamo una strada in Sicilia, siamo di sinistra. Se siamo a favore di alcuni diritti civili, siamo di sinistra. Se siamo a favore di alcuni diritti economico-sociali, siamo di destra. Ogni giorno c'è un tentativo di catalogazione che credo che sia negativo e che credo che per noi sia appunto superato. Io ricordo, studiando, perché io studiai anche, provai a prendere una seconda laurea, non ci riuscì in storia moderna e contemporanea, che quando nel 1791 re Luigi XVI scappa da Francia per andare a rifugiarsi in Belgio, viene fermato da dei contadini che, se non sbaglio, lo riconoscono attraverso una moneta, gli riconoscono il naso e lo fermano, sire. Il suo posto non è qui, a Varenne, lei deve tornare a Parigi, e poi è andata come è andata. E che in quel momento era incredibile che dei contadini fermassero il re e gli dicessero, e gli intimassero appunto di far ritorno a Parigi. Impossibile. Il re all'epoca si pensava avesse il sangue blu, che potesse guarire le malattie con le mani. E che in quel momento c'è stato un momento storico di passaggio. Nessuno si sarebbe sognato che all'epoca sarebbe potuta finire la monarchia e sarebbe nata una repubblica, seppur con il sangue, che poi comunque è andata avanti in un determinato modo e alcune idee sono arrivate a noi, prima venivano citati alcuni valori comunque francesi. Ecco, io credo che ci sia sempre nella storia un momento di passaggio. Sono convinto che oggi la democrazia rappresentativa, come la intendiamo noi, legata anche a partiti di massa, destra e sinistra, sia superata. E che un domani vedremo la democrazia rappresentativa come oggi guardiamo la monarchia assoluta, come qualcosa di assolutamente obsoleto. Oggi non ci sembra scandaloso che in Italia non c'è la monarchia assoluta. Un tempo, ma pochi decenni fa, sembrava impossibile che l'Italia non avesse un sovrano. Ecco, oggi qualcuno ancora pensa che sia impossibile che i cittadini con dei mezzi tecnologici, ma non soltanto la rete, però con strumenti, strumentazione. Noi abbiamo proposto il referendum propositivo senza quorum in Parlamento, l'obbligo di discussione delle leggi di iniziativa popolare, non parliamo soltanto di decisioni prese via web. Io tutti i sabati e domeniche sto in tutte le piazze d'Italia, chi mi segue lo sa, con megafono a parlare, a fare le leggi al mercato, cioè porto i progetti di legge e li spiego nei mercati d'Italia, facendo capire che io sto discutendo queste leggi e sto tentando di portare il reddito di cittadinanza oggi in Parlamento insieme ai miei colleghi. Quindi non è soltanto rete il Movimento 5 Stelle, la rete è un mezzo. Persone, giovani giornalisti, l'intellettuale dissidente, l'antidiplomatico, che stanno facendo informazione oltre il mainstream, i grandi giornali, e fanno attraverso la rete, riducendo il costo, diciamo, della costruzione dell'informazione, permettendo a chi vuole informarsi e di rompere quell'intermediazione. Per me, io mi sono cambiato al Movimento 5 Stelle in quanto reputavo che la cosa migliore fosse la rottura dell'intermediazione tra istituzioni e cittadini fuori, perché per me intermediare è un modo di esercitare un potere che non è più accettabile oggi con i mezzi che riescono a superarlo. Quello, per quello tutte le leggi che presenta il Movimento 5 Stelle vanno nella direzione della rottura dell'intermediazione, o quantomeno verso quella stella polare, forse utopica e irraggiungibile. Magari Anna diceva che l'utopia serve a camminare verso una direzione. Ora, Modugno, o meglio, i giudici della Corte Costituzionale, il Movimento 5 Stelle ha un metodo, giusto o sbagliato che sia. Il nostro metodo è stato quello non di chiuderci sul nome, per l'amor di Dio, ma sui giudici della Corte Costituzionale di dire: noi abbiamo deciso un nome, abbiamo valutato vari curricula in assemblea, abbiamo deciso un nome e l'abbiamo proposto alla maggioranza. Fermo restando che siamo dispostissimi ad analizzare altri nomi, a patto che menzione nomi vicini a Schifani, a Napolitano o l'avvocato di Verdini. Questi francamente neanche li mettiamo in rete, perché non vogliamo eleggere l'avvocato Sisto, avvocato di Verdini, fittiano, berlusconiano, relatore di porcata nella passata legislatura pro Berlusconi. Ma se il Partito Democratico, chiunque, voglia fare dei nomi degni, slegati da partiti politici, di bravi costituzionisti, noi li analizzeremo. Però magari questa volta un nome deciso al Movimento
Movimento 5 Stelle non sarà il nome più gradito a voi, però questa è una questione normalissima. Fatto sta che noi siamo disposti ad aprirci, questa storia noi siamo chiusi alla società civile, non è vero. Forse non vogliamo chiuderci in un settore della, non vogliamo, noi siamo aperti alla società civile, ma ci vogliamo chiudere in settori della società civile. È il discorso, noi vogliamo parlare a tutti, lo stiamo facendo e oggi è anche una dimostrazione. Vorrei farvi capire di nuovo sui giudici della Corte Costituzionale che noi forse non apriamo un dibattito così grande, anche perché in epoca di rete, di informazioni rapide, il cittadino italiano è sempre pieno di centinaia di informazioni ogni giorno e per noi non è facile far passare dei temi. Io per far passare un tema legato alla distruzione dell'articolo 138 ho proposto, perché fu un'idea mia, di occupare il tetto della Camera. E quando ci convocò la Boldrini qualche settimana dopo ci disse: ma voi come vi permettete, in un giorno decidete di salire sul tetto? Noi dicevamo: no Presidente, l'azione è stata codificata e strutturata negli ultimi 3 mesi, perché noi pensammo l'unico modo per far uscire il tema è salire sul tetto. Oggi noi ci concentriamo su alcuni temi per farli uscire, sulle votazioni. Non è sempre facile una votazione al giorno, per questo probabilmente oggi per il Movimento 5 Stelle i diritti sono tutti importanti, i diritti civili, economici, sociali e politici sono interlegati, interrelazionati, se aumenta uno aumenta pure un altro, però oggi come oggi, con la disoccupazione così alta, con il rischio emarginazione e povertà per il sud del 46,6%, non mi ricordo, più alto della Romania, noi crediamo che occorra focalizzare la nostra battaglia su diritti sociali, economici, per esempio sul reddito di cittadinanza. Non è che se noi non parliamo troppo di un tema perché non lo reputiamo importante, perché come assemblea del gruppo parlamentare ci concentriamo e pensiamo. Abbiamo un tot di spazi, abbiamo un tot di minuti anche quando andiamo in televisione, perché non è facile infilare i temi in TV, perché quando io vado in televisione spesso più che interviste o interrogatori. Legittimo. Gradirei soltanto anche il Presidente del Consiglio Salvini se lo tratta dello stesso modo, invece noto che spesso va in un studio televisivo, il giornalista gli dà il microfono, va a prendersi il caffè e torna dopo 20 minuti. Io non ho questo. Io ci sto oltretutto, guardate, le critiche che abbiamo ricevuto, credetemi, io le ho sempre ascoltate, ci ho sempre ricevuto e credo che se siamo migliorati è perché comunque abbiamo sempre riflettuto sulle critiche. Così credo anche, sono grato a una certa stampa che ci ha fatto una pressione incredibile, dimostrando che è capace di fare la giusta pressione che la stampa deve fare nei confronti dei partiti politici. Credo che anche a questa stampa noi dobbiamo essere grati, perché ci hanno fatto molto crescere. Gradiremmo che lo stesso comportamento lo possano esercitare nei confronti di coloro che sono al governo. Oggi è indispensabile che ogni giornalista chieda lumi al Presidente del Consiglio sui traffici di armi tra Italia e paesi che direttamente o indirettamente sostengono il fondamentalismo islamico. Credo che sia fondamentale che la stampa faccia questo. È un po', non so se sono riuscito a riprendere al finanziamento pubblico, quanto manca? Ci abbiamo 3 minuti. 3 minuti. Forse qualche minuto. Dico di no. Al di là del fatto che il finanziamento pubblico si votò appunto con una stragrande maggioranza, il Movimento 5 Stelle in Parlamento ha proposto leggi. Noi crediamo che il finanziamento pubblico debba essere abolito del tutto. Bravo. Perché il finanziamento privato deve essere regolamentato. Poi vedremo quanto, 1.000, 5.000, 50.000, 40.000, 30.000, trasparente, chiaro. 10. Però che quello vedremo, quello esiste un Parlamento che teoricamente se fosse libero ragiona su questo. Io però posso dirvi con un certo orgoglio che tutte le persone che non si sentono tradite dal Movimento 5 Stelle hanno estremo piacere a destinare dei quattrini, pochi, 5, 10, 20 euro al movimento. Noi siamo riusciti ad organizzare delle enormi manifestazioni raccogliendo 500, 600 mila euro, con una media di donazioni di 18, 19 euro a testa, con decine di migliaia di donatori, attraverso la rete, attraverso iniziative anche goliardiche, andando in giro a fare i camerieri delle sere. Però noti che nel momento in cui tu fai il tuo dovere, dei cittadini contenti di darti 15 euro per sostenere che la politica ha un costo, ci sono. Quindi in questo senso noi vogliamo che il finanziamento pubblico sia assolutamente cancellato e il finanziamento privato regolamentato. Basterebbe una trasparenza molto chiara, perché io sono convinto che se fosse chiaro il modo in cui Renzi si è finanziato le proprie fondazioni, se tutti i cittadini nel 2006 italiani fossero a conoscenza che Riva, pace all'anima sua, dell'Ilva finanziò contemporaneamente Bersani e Berlusconi. Prima lei citava Riva con la telefonata con, come si chiama, con Vento. Tendiamo tutti a dimenticare questo.
in quel, finanziò contemporaneamente Berlusconi con 240.000 euro e Bersani con 98.000 euro, quel Bersani con cui noi dovevamo fare qualcosa. E non è un caso che negli ultimi anni ci sono stati 7 decreti salva Ilva e nessun decreto salva cittadini di Taranto, perché tutti i partiti politici hanno preso una barca di soldi dall'Ilva. Quindi se ci fosse un'informazione ogni giorno, io faccio provocazioni, no, io pretendo che la televisione pubblica nel sottopancia, quando invita un politico, scriva anche i tagli pendenti. Bravo. E Luca, governatore della campagna, condannato in primo grado per abuso d'ufficio. Non è giustizialismo, sono informazioni. Cioè, voglio sapere se Formigoni ha delle indagini in corso, lo voglio sapere perché io non ce le ho. Io sono una persona incensurata e voglio sapere se quella persona che mi sta parlando e mi sta pontificando appunto su Mafia Capitale è coinvolta in un processo su Mafia Capitale, fermo restando che una innocente fino a prova contraria. Ma, ritornando alle parole del professor Rodotà, un politico deve esercitare quella professione, quel servizio civile con disciplina e onore. E non c'entra nulla il giudizio definitivo, perché lui lo abbiamo orgogliosamente costretto alle dimissioni, gli abbiamo fatto un'opposizione durissima lo del Movimento 5 Stelle e non è mica stato rinviato a giudizio. Però per noi il fatto che avesse preso la cricca delle grandi opere, l'incalza, avessero comunque anche dato dei regali al figlio, anche ottimi regali, orologi, evidentemente era una cosa inaccettabile. Concludo. Io spero di oggi abbiamo avuto anche del tempo per aprire i sbatti e spiegare forse meglio a delle persone che non conoscono del tutto il Movimento 5 Stelle. Stiamo anche andando in televisione, se non siamo andati i primi tempi perché abbiamo avuto bisogno di studiare, perché siamo entrati tutti in Parlamento da un giorno all'altro, nessuno aveva neanche avuto un'esperienza minima di consigliere comunale. E i primi tempi, prima di comunicare qualcosa in televisione, noi abbiamo voluto realizzare e scrivere quel che volevamo comunicare. Prima abbiamo scritto le leggi, le abbiamo depositate in Parlamento, anche se ancora non tutto si è discusso. Poi, dopo aver fatto anche esperienza comunicativa, abbiamo scelto di andare in televisione a parlare di quel progetto di legge. Altrimenti la storia è sempre di politici che vanno in televisione per non dire nulla, per parlare su. Bravo, bravo, bravo. Grazie a tutti. Grazie.